torna il grande ciclismo in Friuli Venezia Giulia con il 4° Gran Premio Valli del Natisone, 14° trofeo Banca Popolare di Cividale per Juniores, organizzato dalla Ciclistica Forum Juli con il supporto del GS Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia. Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare come un pittore. Farò in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Luca, una delle ultime corse della stagione, gara veloce, puoi dire la tua? Sì, questa è una gara abbastanza interessante per me, anche perché l'anno scorso ho fatto secondo e quindi oggi sicuramente proveremo a migliorare il risultato, e appunto anche perché è una delle ultime corse e si prova a far sempre bene. Com'è andata la tua stagione, Luca? Sei soddisfatto? Sì, sono abbastanza soddisfatto, anche perché sono arrivate 5 vittorie e ho dato una mano alla squadra e quindi sono contento per questo. Azzurro come te, come il cielo è il mare. Cristiano, un bel viaggio per venire qui per voi, siete forse il team italiano che viene da più lontano, siete qui sicuramente per fare molto bene oggi. Speriamo di fare un bel risultato, ci proviamo, siamo venuti da abbastanza lontano, da Bergamo, e quindi si spera. Oggi ci sono alcune delle migliori formazioni italiane e straniere, sarà bello misurarsi con questi atleti. Sì, abbiamo saputo che ci sono qua una ventina di sloveni e speriamo di batterli. Ciao, semplicemente ciao. Questa è una corsa veloce, ma possiamo dire che voi come team avete più frecce nel vostro arco? Ma sì, dai, diciamo che oggi vediamo come va la gara, poi nel finale vedremo come gestirla e se ci sarà una rimbombolata io proverò a tirarla a Luca e speriamo di far bene. Oggi è anche l'ultima gara prima del mondiale, quindi vediamo com'è la condizione. Insomma, emozionato. Sì, dai, quest'anno mi sa che la convocazione al mondiale è stata la ciliegina sulla torta e siamo solo, cioè, devo essere solo molto soddisfatto di questa stagione. Taddei, ultima gara prima del mondiale di Doha, per te sarà sicuramente un importante banco di prova. Yes, of course, it's a good test because it's all flat. Sì, questo per me è un test molto prezioso in vista del mondiale. Naturalmente in Qatar il clima sarà completamente diverso, ma questa è una gara veloce e potrò testare a fondo qual è la mia condizione di forma. It's not hot like in Qatar. Little different, but good training. Sindaco, dopo il passaggio del Giro d'Italia, questa è un'occasione in più per conoscere un territorio straordinario che ha tanto da offrire dal punto di vista naturalistico, storico, dell'arte e dell'enogastronomia. Sì, effettivamente è così. Tutti i comuni delle Valli Natisone, le Valli Natisone sono composte da 7 comuni e tutti quanti lavoriamo per cercare di promuovere questo territorio che è un territorio fantastico. Abbiamo avuto l'occasione e anche il piacere e l'onore di avere il passaggio del Giro d'Italia che veramente ha dato un tocco al nostro territorio. Ha migliorato anche la viabilità, assolutamente, ma in questo momento qua questa grande gara, questo grande appuntamento ricalca l'80% del Giro ed è una cosa molto piacevole per noi. Ragazzi da tutta Italia, anche molti sloveni, insomma un segno anche dell'internazionalità di questo territorio. Bah, noi siamo zona di confine e i rapporti sono eccezionali con la vicina Slovenia e quindi è un onore per noi avere tutti questi, atleti di livello di questo spessore, veramente un onore alla questa gara. Atleti già schierati in griglia in attesa del via per il 4° Gran Premio
Valli del Natisone, 14° trofeo Banca Popolare di Cividale, riservato alla categoria Juniores. Organizzazione a cura della Ciclistica Forum Iuli, con il supporto del gruppo sportivo Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia. La corsa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di San Pietro al Natisone e supportata dalla Banca Popolare di Cividale, oltre che dall'importante sostegno giunto dalla provincia di Udine per quanto riguarda l'assessorato al turismo. La carovana muove da San Pietro al Natisone per affrontare 10 volte un circuito di 12 km che si concluderà sul traguardo dopo 120 km di gara. Elevato il livello dei partecipanti, 105 gli iscritti provenienti dalla Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dalla Lombardia, oltre che dalla Slovenia e dalla Croazia. Tra gli altri anche tanti atleti in procinto di partecipare ai prossimi campionati del mondo a Doha in Qatar, in rappresentanza della nazionale italiana, slovena e croata. Tra gli atleti più attesi oggi sicuramente Tadej Pogačar, vincitore quest'anno del Giro Ciclistico della Lunigiana, ma nonché Samuele Battistella, fresco vincitore del trofeo Buffoni, Luca Mozzato, il forte velocista della Contrato Zai, che cercherà quindi di tenere il gruppo compatto in vista dello spunto di Mozzato. Stiamo affrontando quindi le prime pedalate di gara con i 105 atleti, un percorso che lo stiamo già vedendo adesso, tecnico, non presenta importanti difficoltà altimetriche, ma sicuramente i continui saliscendi che caratterizzano il tracciato, la strada con i tanti cambi di direzione, potranno selezionare il gruppo in vista del traguardo che, vi ricordo, è posto dopo 120 km di gara. Saranno quindi 10 le tornate del tracciato, che misura 12 km, e vedete, la partenza è subito molto forte, una andatura subito molto importante sì da queste fasi, con il gruppo che si porta già in lunga fila indiana. Lo vediamo bene dalle immagini che ci regala la nostra moto ripresa, che si sta riportando sulla testa della corsa. Vedete che adesso stiamo per portarci su un corridore che è solitario, un atleta al comando. Noi ci portiamo con la nostra moto ripresa sulla testa della corsa dopo aver saltato il gruppo, ed eccoci che stiamo arrivando sul corridore solitario al comando, e si tratta, mi verrebbe da dire, niente po' di meno che di Tadej Pogačar, il vincitore del Giro Ciclistico della Lunigiana. Pronti via quindi il forte atleta sloveno, non bada sicuramente ai convenevoli, si mette lui in prima persona all'attacco nelle prime fasi di gara. Davvero un atleta di indubbio valore tecnico e tattico, anche perché in questa fase lo vediamo sta cercando sin da subito di far saltare il banco, di rompere le uova nel paniere alle formazioni dei velocisti. Lui che sicuramente è un atleta sì dotato di un ottimo spunto veloce, ma che si trova meglio in volate di gruppi più ristretti. Quindi Tadej Pogačar subito attacca l'atleta della Radenska Lubiana, vincitore quest'anno anche di una tappa della classifica finale della Lunigiana, della Corsa della Pace Juniores, e anche un terzo posto agli europei, e che sicuramente potrebbe fare molto bene ai campionati del mondo, anche se si addicono verosimilmente atleti con caratteristiche un po' più da velocisti. Lui che comunque si difende bene anche in salita. Vedete come il gruppo subito dopo l'attacco di Pogačar si stia già spezzettando, anche se non ci sono difficoltà altimetriche importanti, ma i continui saliscendi, l'andatura che è stata da subito velocissima, questo attacco improvviso magari da parte di Pogačar, stanno già facendo esplodere praticamente il gruppo nel corso delle prime fasi di gara. Intanto anche le bellissime immagini della Valle del Natisone che ci regala la nostra regia, con adesso in coda al gruppo che sta dando la caccia a Pogačar, un'andatura molto sostenuta sin dalle prime battute, un gruppo che quindi non vuole lasciare troppo spazio al vincitore quest'anno, abbiamo ricordato, del Giro della Lunigiana, a colui che è stato sicuramente alla partenza tra i favoriti della vigilia. Eccolo qua Pogačar al passaggio sotto il traguardo con il gruppo che lo sta per riprendere, lui che adesso è stato
subito protagonista di un giro velocissimo. Vedete che siamo ormai in vista, comunque vada, è Pogačar che va a vincere il primo traguardo volante di giornata. Insomma, già un risultato. Tadej Pogačar lo ha portato a casa. Gruppo che comunque non lascia spazio, ben conoscono gli atleti del gruppo la potenzialità e anche la pericolosità di lasciare troppo spazio ad un atleta come Pogačar, che comunque si mantiene nelle prime posizioni, perché siamo a meno di tre giri dalla conclusione. Troviamo una fuga che di fatto ha caratterizzato tutta la corsa. Si tratta ancora una volta, e ci verrebbe da dire ancora al comando Pogačar, insieme al connazionale Zita Horvat della Topovci e Team Turbo, e Pavel Cizeli, suo compagno di squadra alla Radenska Lubiana. Da notare che i tre di questi atleti sono tutti in partenza per il mondiale di Doha con la nazionale slovena. Stanno facendo un po' le prove generali in vista del grande appuntamento, e le stanno facendo bene perché sono all'attacco. Pogačar praticamente dal chilometro zero, lui è partito, l'abbiamo visto con la fase iniziale di corsa nel tratto del primo giro, e adesso è ancora lì al comando. Lo vediamo adesso in seconda posizione, caratterizzato dal dorsale 57, partito fortissimo Pogačar, e è ancora lì in testa assieme a due connazionali, uno dei quali è un suo compagno di squadra, Pavel Cizeli, mentre Zita Horvat milita nella Topovci Team Turbo. Il bel passaggio della testa della corsa in questo suggestivo scenario, in attesa poi di quello che sarà anche il gruppo all'inseguimento degli uomini al comando. Un gruppo che ha lasciato un po' di spazio nelle prime fasi a questa fuga, forse perché non pensava che tre atleti potessero andarsene. In effetti adesso il gruppo sta recuperando ed ha un distacco di una cinquantina di secondi dal terzetto al comando. La fuga è iniziata praticamente subito dopo il primo passaggio sotto l'arrivo ed è ancora in essere, anche se il gruppo adesso a due giri dalla conclusione ha un distacco di una quarantina di secondi, e sono proprio le maglie della Contra Auto Zai. Vi abbiamo parlato di Luca Mozzato come uno dei favoriti in caso di arrivo in volata, così come quelle del Team Braganze, che verosimilmente stanno lavorando per Samuele Battistella. Dicevamo, sono queste due squadre che stanno praticamente guidando l'inseguimento. Noi ci lasciamo sfilare dal gruppo. Gruppo comunque ancora molto numeroso, a testimonianza ancora una volta dell'ottima qualità degli atleti al via quest'oggi nel quarto Gran Premio Valli del Natisone, 14° trofeo Banca Popolare di Cividale. Vi ricordo l'organizzazione a cura della Ciclistica Forum Iuli, con il supporto del gruppo sportivo ciclistico del Giro del Friuli Venezia Giulia. Ancora al passaggio, due giri alla termine, quindi lo spettacolo naturalistico che caratterizza non solo l'aspetto sportivo di questa manifestazione che accoglie il passaggio degli atleti. Un terzetto alla comando che adesso vede ancora ridursi il vantaggio nei confronti del gruppo, vantaggio di appena una decina di secondi in questo tratto. Noi vediamo le immagini dalla coda del gruppo, ma praticamente la testa possiamo dire che si è riportata sulla testa della corsa, quindi abbiamo una situazione di gruppo compatto praticamente a circa un giro e mezzo dalla conclusione. Vedete, una prima parte del gruppo si è già riportata sugli uomini al comando, e dietro sono comunque a poche decine di secondi. Ricordiamo che questa gara si svolge sul tracciato di 12 km e da ripetere per 10 volte. In totale sono 120 i chilometri di gara. Siamo al suono della campana. Suono della campana quindi per il gruppo compatto. Stanno cercando però di uscire alcuni atleti. Li vediamo adesso ancora una volta in testa a cercare di portare via la fuga. È Tadej Pogačar. Con lui si muovono anche Marco Fontana della Contra Auto Zai, Benjamin Biasia della Danieli 1914 Cycling Wear e Riccardo Bobbo della Borgomolino Rinascita Ormelle. Questi gli atleti che stanno provando ad uscire dal gruppo, che però vedete ben conscio anche di quello che è successo in precedenza. Il gruppo ha dovuto faticare non poco per andare a riprendere la fuga dei tre nazionali sloveni.
di cui faceva parte anche Pogačar, che fa parte anche di questa fuga, ma Pogačar è un po' una costante e nelle fughe quest'oggi è sempre presente, il corridore che vi dicevo ha vinto il giro ciclistico della Lunigiana. E quindi il gruppo non lascia molto spazio a questi atleti, un tentativo di fuga che non sembra per il momento decollare, vedete si voltano, il plotone torna quindi compatto. Ma attenzione adesso perché c'è un bel tentativo da parte di un altro atleta, e mi verrebbe da dire un altro degli atleti più forti a livello nazionale italiano, vale a dire Samuele Battistella. E con lui stanno provando ad uscire anche altri atleti, insomma si scatta davvero con grande determinazione, atleti della Contro Autozai, adesso è un altro atleta del che prova ad uscire con le immagini, siamo ancora ad un attacco con Simone Quagnal della Danieli, Filippo Zana, altro atleta da tenere d'occhio, atleta al primo anno nella categoria, vincitore quest'anno della classica del 18 d'agosto, la Coppa Pietro Linari, e Filippo Simeoni della San Vendemiano Team CF. Questi tre atleti stanno uscendo dal gruppo, andatura velocissima, siamo ormai a circa 10 km dalla conclusione con il terzetto al comando, che però non sembra avere per il momento una buona spinta. Zana ovviamente lavora in funzione di uno sprint da parte di Luca Mozzato, che è il capitano in caso di arrivo allo sprint della formazione diretta da Mauro Bissoli. Vedete proprio Zana che si volta a controllare la situazione, gruppo che si sta avvicinando, adesso stanno rientrando però altri atleti, si tratta di Fabio Mazzucco della Borgo Molino ed ancora Matteo Panarotto della Contri con Mattia Finotto della Fontana Fredda. Questi gli uomini che si riportano sulla testa della corsa, vantaggio comunque minimo nei confronti del gruppo. Ricordiamo che questa gara vuole innanzitutto promuovere un territorio straordinario come quello delle valli del Natisone, che sono formate dalla valle del Natisone propriamente detta e da quelle dei suoi affluenti, che secondo un sistema originale, sistema vallivo a ventaglio, convergono verso sud. Queste vallate sono dominate dal Monte Matajur e dalla cui cima è possibile addirittura nelle giornate più chiare scorgere il mare Adriatico. Tra le bellezze da visitare ricordiamo le numerose chiesette risalenti al XV e XVI secolo disseminate su tutto il territorio. Sono raggiungibili percorrendo sentieri tra prati e tra boschi che offrono un'autentica esplosione di colori. E soprattutto in questo periodo dell'anno, il periodo autunnale. Interessante sono anche le diverse cavità naturali, alcune ancora inesplorate, tra le quali spicca la grotta di San Giovanni d'Anto, interessante sotto il profilo naturalistico, storico, religioso e culturale. Le valli della Natisone sono davvero un'area molto interessante e pedalare in questo scenario per gli atleti è sicuramente interessante e emozionante. Ancora più bello è scoprire quello che è il periodo e il profilo culturale di queste valli in questo territorio che ha una particolare configurazione geografica. Si è costituito un ambiente nel quale il rapporto uomo-ambiente ha creato un patrimonio storico-culturale di notevole interesse che è intrinseca con tradizioni assolutamente originali che vanno dall'architettura popolare fino alla tradizionale gastronomia e dal suo dolce più rappresentativo che è la celebre gubana. Ma noi torniamo in corsa perché chi è che attacca, chi è che si porta all'inseguimento della fuga è ancora Tadej Pogačar. Eccolo qua, instancabile, sempre all'attacco. Ha preso più vento Pogačar oggi che in una regata di vela, davvero sempre all'attacco l'atleta del Team Lubiana, che si sta riportando sulla testa della corsa, ma praticamente lo sta facendo tutto il gruppo, un gruppo che quindi si va ricompattando in queste fasi finali di gara. Comunque notevolmente ridotta la composizione del gruppo, anche se vedete qualche atleta si sta ancora una volta avvantaggiando nei confronti del plotone. Sono rimasti una quarantina, 50 unità con il gruppo. Intanto siamo in località Biacis.
Inizia anche il tratto tecnico del tracciato. Ci avviciniamo verso l'epilogo di questa quarta edizione del Gran Premio Valli del Natisone, 14° trofeo Banca Popolare di Cividale, organizzazione a cura della Ciclistica Forum Iuli con il supporto del gruppo sportivo Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia. Battute conclusive di questa corsa, il pubblico sta attendendo l'epilogo della gara quando adesso siamo a meno di 2 km dal termine, abbiamo 9 uomini al comando tra quali sta provando ad allungare Samuele Battistella della Cyber Team Breganzi. Gli altri atleti sono Simone Quarniai della Danieli, Alberto Zanoni della Country, Filippo Simeoni della San Vendemiano, Matteo Panarotto, anche lui della Country, Mattia Finotto della Fontana Fredda, Fabio Mazzucco della Borgo Molino Rinascita, Filippo Vidotti del Cycling Team Friuli. E attenzione, perché anche questa volta, e non poteva essere diversamente, in quanto è sempre stato nelle prime 5 posizioni della corsa, che siano state in fuga o all'inseguimento, Tadej Pogačar, che praticamente è in fuga dal primo chilometro. Si è fatto riprendere un paio di volte e poi subito è ripartito. Ma adesso ci prova Samuele Battistella, Cyber Team Breganze, il vincitore del trofeo Buffoni, l'internazionale che si svolge, che si è svolta a Montignoso in provincia di Massa. Sta tentando l'allungo, siamo a meno di 2 km dalla conclusione. La pedalata di Battistella in questa fase con le mani al centro del manubrio per cercare una posizione aerodinamica. Dietro però il vantaggio è davvero limitato. Maglie della Country che stanno guidando l'inseguimento. Siamo nelle battute conclusive, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, ultimo chilometro nel quale, proprio al triangolo rosso, nel 2012 Said Leeds allungò e proprio grazie a questo spunto riuscì a vincere. È già al comando Battistella, vedremo se riuscirà a tenere il vantaggio in questi ultimi metri di corsa. Atleta dotato comunque di un buono spunto veloce, sta però provando la carta della sortita solitaria. Samuele Battistella, intanto stiamo entrando negli ultimi 500 metri di corsa, si stanno avvicinando gli inseguitori, pochi metri di vantaggio, si potrebbe ricompattare il gruppo degli uomini al comando in vista dello sprint. Andatura velocissima, ancora qualche metro di vantaggio per Battistella, lo vedete in fondo a questo rettilineo, a centro gruppo invece Tadej Pogačar, quando stiamo per ormai entrare nel rettilineo conclusivo in cui vedremo in funzione la nostra telecamera fissa. Ancora una decina di metri di vantaggio per Battistella, che però sotto la spinta degli uomini della Country sta perdendo ed è ripreso in questo istante Samuele Battistella. Sono gli uomini della Country a lanciare la volata, una volata lunghissima con abbiamo Zanoni in testa, che attenzione alla rimonta però di Mazzucco, ma esce con forza Tadej Pogačar, che non si accontenta di stare in fuga tutto il giorno e va a vincere anche in volata. Tadej Pogačar della Radesca Lubiana vince quindi davanti a Simone Quarniai della Danieli, Filippo Vidotti del Cycling Team Friuli, Alberto Zanoni della Country, Fabio Mazzucco della Borgo Molino, Filippo Simeoni della San Vendemiano CF, Mattia Finotto della Fontana Fredda, Matteo Panarotto Country Autozai, Samuele Battistella ripreso praticamente ai 400 metri conclusivi del Cycling Team Breganze e Leonardo Marchiori della Borgo Molino Rinascita. La volata di potenza senza neanche alzarsi sui pedali da parte di Tadej Pogačar consegna al dominatore del Giro della Lunigiana anche il Gran Premio Valli del Natisone, trofeo Banca Popolare di Cividale, e lo proietta come uno degli atleti più attesi in vista dei prossimi campionati del mondo a Doha. Lo sprint vincente di Tadej Pogačar, che corona una gara davvero eccezionale, sempre in fuga e vincitore allo sprint. Tadej, tutto il giorno in fuga e hai trovato la forza di vincere la volata. Che vittoria! Yes, it's a great victory. I was all day in the breakaway. Sì, questa per me è proprio una bella vittoria. Sono stato tutto il giorno in fuga e quando il gruppo ci ha ripreso, devo dire la verità, mi sono un po' scoraggiato. Ho cercato di recuperare nell'ultimo giro e mi sono trovato in ottima posizione quando il gruppo era all'ultimo chilometro. Ho trovato un corridoio aperto davanti a me e ho spinto fino alla fine. Sono davvero soddisfatto. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza. Questo è un bel biglietto da visita per il mondiale, Tadej. Yeah, this is
This is very great. Certo, questa è una vittoria che mi dà molto morale per il mondiale in Qatar, dove dovrò lottare sicuramente anche col caldo, ma questa vittoria è una motivazione in più. Simone, secondo posto per te oggi, diciamo che battere Taddei oggi era veramente dura. Sì, è un ragazzo molto forte e niente, sono arrivato qua al rettilineo finale a giocarmi la vittoria. Peccato per mezza bici, ma va bene così. Sono soddisfatto della prestazione di oggi. Sì, diciamo che comunque è stata una gara in casa praticamente, e anche se era junior, cioè di una categoria inferiore a quella con cui corro, è comunque abbastanza soddisfacente, dai.